Per i tanti visitatori del nostro sito l'enciclopedia del doppiaggio ilmondodedoppiatori.it abbiamo oggi la possibilità di buttare uno sguardo nel passato del doppiaggio intervistando un giovane doppiatore. Non capita spesso. Nel passato era consuetudine il binomio del volto dell'attore alla voce del doppiatore. Oggi invece è difficile che ciò possa accadere. Ma c'è qualcuno che ha avuto questa possibilità prestando la voce a Leonardo DiCaprio. Stiamo parlando di Francesco Pezzulli. Salve a tutti. Francesco Pezzulli, attore e doppiatore. Lei è l'erede del voce volto che nel passato aveva creato coppie storiche quali John Wayne, Emilio Cigoli, James Stewart, Gualtiero De Angelis, Marlon Brando, Giuseppe Rinaldi, Sean Connery, Dino Locchi, Robert Redford, Cesare Barbetti, Dustin Hoffman, Ferruccio Amendola e Woody Allen, Oreste Lionello. Le chiediamo, nella premessa l'abbiamo paragonata alle grandi voci del passato. È corretta secondo lei questa analisi? La premessa è molto impegnativa, nel senso che comunque sono onorato di essere accostato a quelli che sono stati i grandi maestri del passato e io ho anche avuto la fortuna di lavorare con alcuni di loro. Sicuramente è un privilegio, aspetterei ancora un po', nel senso che comunque io sono un giovane doppiatore, nonostante l'età anagrafica, ho quasi 40 anni oramai, e vediamo il percorso che farà Leonardo DiCaprio, che comunque secondo me è un erede dei Robert De Niro, dei Paul Newman, insomma di questi grandi attori, e sicuramente sta facendo un percorso interessante, essendoci lui associato a Martin Scorsese, con cui ha fatto già 5 o 6 film, adesso ha fatto l'ultimo con Clint Eastwood, insomma ha fatto delle scelte professionali importanti, di conseguenza credo che farà un cammino importante, speriamo insomma di seguirlo in questo cammino. Dico questa cosa, premessa a tutti gli altri discorsi, perché il doppiatore comunque a mio avviso è lo specchio di un attore, nel senso non dimentichiamoci che il doppiaggio esiste in quanto esiste un attore. Se un attore è bravo e straordinario, a noi viene data la possibilità di cimentarci con un ruolo difficile e di conseguenza impegnativo e stimolante. E lei come si è avvicinato alla professione e al mondo del doppiaggio? Ho cominciato per caso, io sono un fratello d'arte, nel senso che mia madre aveva la passione della televisione e portò a fare dei provini me e mio fratello ha 4 anni di più e fece un film che era Bianco, Rosso e Verdone con Carlo Verdone, dove faceva Anton Giulio, i figli di Furio e Magda, e aveva 10 anni all'epoca, io ho 4 anni di meno, quindi ne avevo all'incirca 6. A uno dei tanti provini vinsi un ruolo per fare una serie che si chiamava Anna Ciro e Compagnia, andava in onda su Tandem ai tempi di Claudio Sorrentino, veniva condotto da lui prima di Fabrizio Frizzi, e fui doppiato. Quindi mia madre vide in onda questa serie con la voce di un altro sul mio volto e disse: ah, per quale motivo è stata sostituita la voce? E le spiegarono una serie di difficoltà che erano collegate al mondo del doppiaggio e quindi disse: va bene, mio figlio è piccolo, dalla prossima serie magari se c'è la possibilità imparerai, si doppierà da solo, e quindi mi doppiai successivamente. La curiosità è che nella prima serie fui doppiato da Alessandro Quarta. Quindi il paradosso del doppiatore doppiato. Esattamente. Lei, essendo uno degli ultimi casi attuali del voce volto, a volte ha timore di poter perdere questo privilegio, e come è cambiato il mondo del doppiaggio oggi rispetto a quando lei ha cominciato? Allora, comincio dalla seconda parte della domanda. È cambiato tantissimo, ma perché sono cambiati i tempi e i modi di lavorazione, quindi di conseguenza anche quello che noi facciamo al Leggio è diverso. Sicuramente è cambiato anche il modo di fare cinema. Il mercato adesso è un mercato globale, quindi di conseguenza ti paragoni con un mondo internazionale, prima era una realtà più italiana e il cinema era visto sempre con un alone mistico, adesso comunque lavori in un'ottica di mercato, quindi i ritmi sono più stringenti, hai meno tempo da dedicare a determinate cose, insomma è più complesso. E perdere il privilegio, ma io cerco di fare il mio, semplicemente, nel senso mi impegno e ce la metto tutta per mantenere questa cosa. Poi ci sono troppe cose che vanno a incidere su questo percorso. Lei è napoletano, un suo grande conterraneo, Edoardo, diceva che gli esami non finiscono mai. Per doppiare DiCaprio deve sempre ripetere i provini? Mi è capitato in più di una situazione,
A volte sì, a volte no, ci sono delle distribuzioni che mantengono questa cosa del voce-volto, altre che magari non seguono questa linea. Diciamo anche che DiCaprio è un attore che ogni volta fa un ruolo diverso, quindi mette molto in difficoltà il direttore, perché deve fare uno sforzo di immaginazione, riuscire a capire se il doppiatore può, al pari dell'attore in originale, calarsi nella parte. Insomma, per adesso sembra che ci siamo riusciti abbastanza bene e quindi molte volte vengo confermato. Ho risostenuto dei provini in occasione di Gangs of New York, in occasione di Prova a prendermi, che era quello di Spielberg, e l'ho rifatto, sì, un paio di volte comunque. Insomma. Su lavorazioni comunque molto difficili, ma fortunatamente... Solo me e Giulietto ho fatto il provino, insomma. Riuscite assolutamente... alla grande. E appunto, da Romeo e Giulietta a Titanic, è consapevole che la sua voce ha fatto innamorare milioni di ragazze italiane? Allora, sono consapevole nella misura in cui che io sono sempre la voce di Leonardo DiCaprio, nel senso che poi è Leonardo DiCaprio che ha fatto innamorare milioni di ragazze e noi, diciamo, abbiamo messo del nostro. Esiste comunque una sfumatura sottile, che poi è quella di cercare non solo di doppiare, quindi di fare una copia il più possibile simile all'originale, ma anche di metterci qualcosa di personale, e questo inevitabilmente avviene perché uno, attraverso quello che ha vissuto, dà qualcosa attraverso il microfono, nella voce, alle intenzioni dell'attore. Quindi probabilmente qualcosa di mio c'è nel far innamorare le ragazze, però insomma è una piccola parte. E da Gangs of New York a Shutter Island, passando per The Aviator, DiCaprio ha compiuto una complessa evoluzione e maturazione artistica. Quale tra i suoi film lei ritiene sia stato il più impegnativo dal punto di vista del doppiaggio? Allora, questa è una domanda alla quale è difficilissimo rispondere, perché in realtà ogni film presenta una particolare difficoltà. La difficoltà, così, che mi viene in mente sono le età diverse, nel senso che ho fatto Romeo e Giulietta nel 1900, penso fosse il 96, quindi parliamo oramai di più di 15 anni fa. DiCaprio aveva 18 anni, io ne avevo 19, perché ho un anno più di lui, e quindi a 19 anni incontri delle difficoltà per affrontare quel personaggio. Poi vabbè, era Baz Luhrmann, un film particolare, Romeo e Giulietta traslato nel tempo, con dialoghi però mantenuti originali. Poi vari ruoli, adesso l'ultimo, J. Edgar, lui fa un excursus dai 18 anni fino ai 70, quindi insomma la difficoltà dell'invecchiamento. Ogni film è particolare. La difficoltà superiore a tutti i film, che va al di là del film in se stesso, è il fatto che DiCaprio lavora su un attore, ha la possibilità di preparare un personaggio per un anno, due anni, fare prove a tavolino, lavorare insomma costruendo bene il personaggio. Nel doppiaggio questi tempi non esistono, è difficilissimo che ti venga consentito di vedere il film prima di entrare in sala, quindi il più delle volte lo doppi senza averlo mai visto prima, vedi una scena e con un orario lavorativo di 3 ore alla fine hai fatto un pezzo di film, insomma. Quindi diciamo che tu, lavorando all'incirca 3 settimane su un film, hai risolto un prodotto sul quale altre persone hanno lavorato 2 anni. E quindi ovviamente tempi più stretti, ma bisogna mantenere la qualità, perché ovviamente è richiesta. E lei ha appena finito di doppiare l'ultimo film dell'attore americano, diretto a doppiaggio da Filippo Ottoni, J. Edgar. Il signor Ottoni le ha fatto dei provini o, conoscendo la sua professionalità, ha potuto farne a meno? Allora, nonostante ci conoscessimo da tempo, non avevamo mai avuto il piacere di lavorare insieme. Filippo Ottoni aveva visto dei film di DiCaprio doppiati e quindi conosceva comunque il mio modo di approcciarmi all'attore. Io ho visto dei film diretti da lui, che fa sempre film straordinari, e ci siamo trovati insomma con grande rispetto a lavorare insieme ed è nata secondo me una simbiosi molto bella. E non le chiediamo i nomi di chi vorrebbe prendere il suo posto per doppiare DiCaprio, ma il numero dei doppi attori che per caratteristiche vocali e recitative avrebbero le potenzialità per farlo. Meno di 5, più di 5. Se però vuole, ci può fare anche qualche nome. Allora, per rispondere a questa domanda subdola, io faccio un altro esempio, non parlando di me. Questo lo mutuiamo dall'esperienza di scienze della comunicazione. In quanto studioso della comunicazione, non mi pongo direttamente nel campo, ma super partes, in modo da essere distaccato. Se io prendo ad esempio Pino Locchi con Sean Connery, Sean Connery non è stato doppiato solo da Pino Locchi, l'hanno doppiato tantissimi attori: Sergio Rossi, Luciano De Ambrosis, Romano Malaspina, insomma l'hanno fatto veramente tantissimi attori. Però poi quello che ti viene in mente è Pino Locchi su Sean Connery. Evidentemente lui ha saputo interpretare o cogliere l'anima dell'attore meglio di altri, o comunque diciamo che poi si scatena un'alchimia particolare per la quale magari tu associ la sua voce al suo volto.
Io spero che sia quello che succeda come con DiCaprio. DiCaprio non l'ho doppiato solo io, l'ha doppiato in maniera brillante Fabrizio Manfredi, l'ha doppiato Alessandro Tiberi, Corrado Conforti, insomma ci sono stati anche altri casi. Poi io ho avuto la fortuna di doppiarlo in più film e lo sto facendo, insomma negli ultimi l'ho fatto quasi sempre io. Spero che la cosa sia anche per un motivo, ecco, artistico e non solo di situazioni contingenti. Assolutamente, lei appunto è laureato, lo diceva prima, in scienze della comunicazione. Sì. La passione della recitazione è arrivata prima, durante o dopo la laurea? Allora no, io lavoro da quando sono piccolo, quindi gli studi sono andati, diciamo, su un binario parallelo. La mia famiglia tiene molto a questo, a che avessi una cultura, di conseguenza mi ha fatto studiare. La scelta della laurea comunque è stata, diciamo, abbastanza vicina al mio mondo, che è quello di scienze della comunicazione. Infatti ho fatto una tesi sulle teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo con il professor Raffaeli, con specifiche sul doppiaggio, dove ho avuto il piacere di intervistare Ferruccio Amendola, Cesare Barbetti, poi Alberto Sordi per il doppiaggio di Fra Diavolo, insomma, diciamo, dei grandi del passato che non ci sono più. Io penso che tutto serva, serve l'esperienza, serve la cultura, perché alla fine sono cose che ti porti dietro, e quando stai al leggio penso che si senta un po' tutto, nel senso che noi comunque diamo una parte di noi, quindi serve anche lo studio, non solo strettamente artistico, ma anche a livello di cultura. Un background culturale che lei si porta dietro nelle sue lavorazioni, con, sempre tendendo al massimo della qualità e mantenendo anche una certa fedeltà per il pubblico che lo ascolta. E lei appunto è un dottore doppiatore, DiCaprio è soltanto attore, potremmo dire 3 a 1 per lei. Quando l'ha conosciuto era consapevole del vantaggio che lei aveva su di lui? Allora, quando l'ho conosciuto è stato strano, io l'ho incontrato in un paio di situazioni e la sensazione mia nei suoi confronti era quella di conoscere e di incontrare un amico, perché comunque quando tu doppi, soprattutto quando lo vedi sul muto, cioè dopo il primo passaggio, che è quello in lingua originale, di solito viene messo muto e quindi tu vedi solamente le espressioni dell'attore. Allora quando uno doppia un attore cerca più che altro di carpire i piccoli significati che un attore comunica con gli occhi, con determinate situazioni, in determinati contesti, con degli sguardi, delle movenze, e quindi ho, diciamo che dopo 20 film l'ho studiato un minimo. Quando stava per fare qualcosa mi sembrava quasi di capire dove volesse andare, e quando parlava mi veniva voglia di doppiarci sopra. E quindi quando faceva "Hi, nice to meet you", piacere di conoscerti, volevo andare a sync, questa è stata la sensazione. Poi i vantaggi, no, assolutamente, lui comunque è un divo straordinario, un attore incredibile. E sul fronte degli anime, passando dal cinema appunto, sì, all'animazione, lei è la voce di Inuyasha. Quanto più difficile è appunto passare da doppiare attori in carne ed ossa a doppiare dei cartoni animati? Allora, la difficoltà probabilmente è per le modalità di lavoro, perché i ritmi dei cartoni animati a livello di produttività di doppiaggio sono diversi da quelli del film. C'è un contratto collettivo nazionale che si basa sulle righe, quindi di conseguenza se in un film tu doppi in 3 ore di turno all'incirca un centinaio di righe, con il cartone animato si passa quasi al doppio, quindi di conseguenza devi fare il doppio della produttività nella metà del tempo, di conseguenza hai meno tempo da dedicare. La difficoltà del cartone animato è che non prende fiati, cioè un disegno, quindi di conseguenza non respira, mentre invece con l'attore tu respiri con l'attore, però magari un attore riesce a dare delle emozioni e delle verità che un cartone animato non comunica. So comunque che le anime in generale, i cartoni animati di questo genere, sono molto amati dal pubblico e hanno un target specifico. Secondo me rimane sempre più difficile doppiare per film di cinema comunque. E sul fronte televisivo, ancora una volta, la sua voce ha fatto innamorare migliaia di ragazze italiane, questa volta con il personaggio di Dawson in Dawson's Creek. Ma lei ha anche la voce di Jesse Pinkman in Breaking Bad. Cosa ricorda di queste due interpretazioni televisive così diverse tra, allora, di loro? Breaking Bad è una serie che sto ancora facendo, la terza edizione, con Alida Milana, che tra l'altro è una mia coetanea, quindi una giovane direttrice nonché attrice doppiatrice, e è un attore, Jesse, il ruolo molto complesso perché lui comunque ha problemi con la tossicodipendenza, insomma è un personaggio molto combattuto a livello interiore, mentre invece Dawson Creek, diciamo, è stato proprio un attore giovanilistico, una serie classica, non era un personaggio che ho amato particolarmente. Però è rimasto nel ricordo, sì, di tutta la generazione. Amavo più l'amico Pesi.
Assolutamente sì. Ma lei ovviamente non è solamente dottore, non è solamente doppi attore, ma è anche attore di teatro. Cosa vuol dire questa volta passare dal buio della sala di doppiaggio, le tavole del palcoscenico e gli occhi attenti e curiosi del pubblico? Allora, secondo me il mestiere dell'attore e del doppiatore sono discipline diverse, ma sempre di un medesimo campo. Nel senso, io faccio un esempio con lo sport. Chi fa i 100 metri e chi fa la maratona sono ugualmente due atleti, però hanno delle preparazioni diverse. Perché? Perché comunque studiano una vita per fare quello. Diciamo che si sono molto specializzati, sarebbe bello riuscire a fare tutto al massimo. Uno ci prova ed è una cosa stimolante. Io ho avuto la fortuna, per me è stato un gran privilegio di fare teatro quando ancora il teatro aveva insomma un'importanza rilevante. Infatti feci 2 anni di tournée con lo Stabile di Torino, all'epoca diretto da Ugo Gregoretti, il Carignano, e la regia di Giancarlo Cobelli, e feci un Cherubino. Sono stati 2 anni insomma che mi hanno formato professionalmente e sono cresciuto molto, quindi diciamo che poi sono dei campi che si alimentano a vicenda, però sono comunque due realtà molto molto diverse. Francesco, noi la ringraziamo per questo spaccato sulla sua vita, non solo professionale ma anche emotiva, e le facciamo i nostri migliori auguri per la sua carriera. Ed è ultimo, le chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Grazie a tutti, è stato un piacere essere qui con voi, e un saluto al professor Dicola.